volevo dire a tutti quanti, guardate, io ci sono, insomma, non sarò al timone, però insomma una ci ha passato 20 anni sono tanti, insomma. Era il 9 maggio scorso, con la voce già rotta dalla commozione, Giuseppe Bono lasciava il timone di Fincantieri che aveva guidato per 20 anni. Nella notte il manager ci ha lasciato all'età di 78 anni, era nato a Pizzoni in provincia di Vibo Valentia, sposato con 2 figli. Nella sua lunga e prestigiosa carriera Bono ha ricoperto ruoli apicali in numerose aziende pubbliche, dal 1993 al 2002 in Finmeccanica, di seguito amministratore delegato di Fincantieri, che in un ventennio ha risanato e rilanciato portandola al numero uno della cantieristica in Europa, prima al mondo per diversificazione e innovazione, con quasi 20.000 dipendenti, 20 stabilimenti in tutto il mondo. Stretto il legame di Giuseppe Bono con la città di Trieste, che nel 2018, per volontà del sindaco di Piazza, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Io sono nato in un piccolo paese, quindi non posso dire la mia seconda città, perché quello era un paese, però la considero uno dei... Tanto è vero che io ci vivo anche a Trieste, quindi potrei stare a Roma, potrei stare a Milano, però io 2 o 3 giorni alla settimana li passo a Trieste. Non era questa l'unica onorificenza di Giuseppe Bono, che era anche tra l'altro Cavaliere del Lavoro, Cavaliere della Legion d'Onore francese, oltre che membro del Consiglio Generale di Confindustria e Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Laureato in Economia e Commercio, la sua capacità manageriale, che aveva trasformato in un impero un'azienda in difficoltà, era riconosciuta ovunque, tanto che nel 2006 gli è stata conferita la laurea honoris causa in Ingegneria Navale da parte dell'Università di Genova. Sempre presente con orgoglio alla consegna dei gioielli costruiti nei cantieri navali, era ben voluto dalle maestranze e non mancava mai di indicare nei discorsi ufficiali quella che era la sua visione di modello e di sviluppo futuro della produzione in Italia, anche e soprattutto dal punto di vista occupazionale. Abbiamo bisogno che forse le nostre università sfornino più tecnici e meno finanzieri, che poi studiano alla Bocconi o alla Luiss e se ne vanno a Londra o in giro per il mondo. No, abbiamo bisogno di gente che resti qui e innamorata di un lavoro che possiamo insegnare a tutto il mondo.